Il buttero che cos'era? Era semplicemente un pastore, erano dei pastori che vivevano ovviamente di agricoltura e appunto di pastorizia. Questa festa va a rievocare il Riarto in particolare, era una festa che i butteri facevano quando si incontravano, perché due volte l'anno si spostavano con delle transumanze per portare il bestiame nei pascoli più freschi. Quindi che succedeva? Si allontanavano gli uomini con i figli più grandi dalle famiglie e partivano per viaggi che duravano 20 giorni, anche un mese. Prima di partire per questi viaggi ci si incontrava in una sorta di festa per fare uno scambio di merci per le necessità che ognuno di questi gruppi avrebbe poi avuto durante questi viaggi. Stivali ingrassati, corredi caratteristici tirati a lucido, cappelli e verghe pronti. Soprattutto sono pronti gli uomini, è il frutto di un accurato lavoro di meticolosa organizzazione realizzato con entusiasmo e passione, con il proposito di vivere una festa per far percepire ad ognuno il sapore dei tempi passati e costumi genuini. Quest'anno abbiamo avuto l'iniziativa di promuovere la prima vetrina ufficiale dedicata al cavallo tolfetano. Dal 5 al 7 maggio la tradizione si è rinnovata in località La Torara con il Riarto dei Butteri, giunto alla 43esima edizione. Svariati soggetti allevati dai nostri principali allevatori del cavallo tolfetano qui in esposizione. Ci saranno varie categorie, dai puledri alle fattrici, agli stalloni. Che cos'ha di tanto speciale questo cavallo? Siete tanto fieri di questo cavallo, di questa razza? Diciamo che io ho cominciato ad avere i miei primi cavalli tolfetani nei primi anni 90, 94, 95, e l'ho apprezzato sempre di più facendo parte dell'associazione Cavallo Tolfetano di Tolfa, che è stata appunto lei che ha dato modo di essere riconosciuto come cavallo italiano e autoctono del Lazio. Quindi promuovendolo con l'associazione in tutta Italia e all'estero e facendolo conoscere ovunque. L'evento è organizzato dai volontari dell'Associazione Butteri di Canale Monterano per celebrare la tradizione popolare del buttero, iconografia del paesaggio rurale della Maremma. È così vivo questo ricordo, e non solo ricordo, perché qui ci sono ancora oggi famiglie che vivono realmente ancora di questo. Ci tengo a precisare che uno dei nostri soci, che si chiama Valerio Sernacchioli, che è un ragazzo di circa 35 anni, ancora oggi fa in realtà veramente il lavoro del buttero, lavora presso un'azienda del Comune di Roma, dove ancora oggi fanno veramente quello che è il lavoro del buttero come si faceva una volta. Il tutto si è svolto nella vasta area verde dove è stato allestito un vero e proprio villaggio degli antichi mestieri tradizionali, numerose esposizioni di artigianato locale, ma soprattutto una rassegna di razze autoctone di cavalli maremmani. Le caratteristiche sono date dal territorio, perché entrambe le razze, specialmente il tolfetano, sono razze autoctone, nel senso che sono selezionate dall'ambiente stesso, un ambiente duro, un ambiente dove l'estate è molto calda e con la siccità e l'inverno è fangoso e freddo, per cui questa cosa ha selezionato una razza di cavalli molto resistente e molto adatta a vari cambiamenti di clima. Hanno ricoperto una parte importante del mercato, soprattutto per le passeggiate in campagna e per chi si avvicina al cavallo solo il sabato e la domenica, ma nel tempo sono stati anche cavalli importanti come cavalli da lavoro e naturalmente come compagni dei butteri, compagni inseparabili dei butteri, le cavalcature famose che erano l'unico mezzo di locomozione con cui il buttero poteva arrivare ai suoi allevamenti. Bisogna prima mantenere la biodiversità di razza, poi fissare i caratteri attitudinali, e qui alla vetrina del tolfetano si sono visti soggetti molto belli, molto tipici e qualitativi. D'altra parte gli allevatori storici, quando si muovono, come qui a Canale Monterano, portano il meglio del loro allevamento. L'ANAREAI, vi dico per cosa sta, perché è un acronimo abbastanza impronunciabile, Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane. Quindi siamo un ente selezionatore riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare delle Foreste, che si occupa di tutela e miglioramento delle razze equine e asinine italiane, tra cui
il cavallo tolfetano, che è una realtà all'interno delle 26 razze che gestiamo, tra le più importanti, sia numericamente che per qualità dei cavalli che per tradizioni. Anche perché uno degli aspetti fondamentali di queste razze, che sono tutte razze classificate come a limitata diffusione, quindi numericamente sotto i 5.000 capi e anche territorialmente non tanto diffuse, è la valenza culturale, quindi quello che queste razze rappresentano di legame con le tradizioni, con il territorio, con la cultura locale. Il torneo dei Butteri è un vero e proprio spettacolo all'insegna della tecnica equestre, della tenacia e della grinta, dove si sfidano l'esperienza, l'impegno, l'entusiasmo e il lavoro di squadra di tutti i rioni. Tale evento ha non solo una valenza culturale correlata alla tradizione locale, ma anche il pregio di tenere in vita i settori dell'allevamento di cavalli autoctoni e i settori artigianali della produzione della sella, dei finimenti e dell'abbigliamento. È bello vedere anche le donne vicine a questa passione, a questa antica tradizione. Sì, io l'ho ereditata da mio padre e abbiamo cominciato più di 20 anni fa e continuo a portare avanti le tradizioni perché fortunatamente abbiamo questa razza che è proprio del territorio e porta il nome stesso del paese. Quindi, insomma, penso che è un vanto da coltivare. C'è tanto orgoglio ma anche tanta fatica, perché comunque è un lavoro faticoso. Sì, però viene ripagato dalle nascite, dai loro comportamenti, insomma, che ti riempiono le giornate. Poi ci stanno i momenti, insomma, belli e brutti come tutte le cose, però dà soddisfazioni. Perché questa razza e cosa ti piace di più di questa razza? Allora, questa razza è una razza, diciamo, molto rustica, perché si è forgiata sul territorio, che è un territorio povero, con sassi, insomma, è abbastanza tosto per loro. E quindi sono cavalli piccoli, rustici e di carattere. Quindi anche allevarli e poi trovare il giusto feeling è più soddisfacente per l'allevatore, perché non è che sono proprio teneri teneri all'inizio, perché giustamente stanno a branco, quindi ci stanno le dispute tra di loro, non sono cavallucci cresciuti nel box. È difficile farsi largo in un ambiente comunque molto maschile? No, devo essere sincera, non vedo ostilità da parte dei maschi, è un bel ambiente. Cerchiamo sempre di aiutarci una vicenda. In particolare abbiamo la vetrina del cavallo tolfetano perché ci siamo dedicati alle razze autoctone, ovviamente in un ambiente costruito ad hoc proprio per richiamare e far vivere alle persone la tradizione della Maremma e del Buttero, che da noi è così radicata che ovviamente si passa di generazione in generazione per poter far sì che i nostri figli possano riconoscere e conoscere soprattutto queste tradizioni e portarle avanti nel tempo. La passione per i cavalli coinvolge anche i più giovani. Perché hai fatto questa scelta nella vita? Non è stata una scelta, è un fatto dato dai trascorsi di vita, dalla mia famiglia, dalle amicizie che ci accomunano, e per questa grande passione per i cavalli che sono la nostra vita. Abbiamo scelto di montarli, di lavorarci nella maniera maremmana per una questione di tradizioni, per l'amore per il territorio e io per fortuna anche per lavoro. Oggi in Italia secondo te si può vivere di questo? Ancora sì, per fortuna è la nostra fortuna, noi siamo una nazione che ha molte sfaccettature e fra queste c'è la Maremma, tutto quello che gli gira intorno, prodotti, animali, vestiari, selle, cuoio, tutto un mondo che noi apprezziamo e amiamo e cerchiamo di valorizzare. Ci sono tanti ragazzi che sono a casa, non trovano lavoro, si avviliscono, magari cercano cose per certi aspetti impossibili. Secondo te avvicinarsi a questo mondo potrebbe in qualche modo sbloccare alcune vite? Sicuramente, le parlo per esperienza personale, aiuta tantissimo, aiuta il contatto con la natura, aiuta il contatto con gli animali, e gli animali in qualsiasi momento trasmettono sempre la verità. Una tradizione di padre in figlio, una passione che nasce da quando?
La passione nasce da sempre, diciamo che nella mia famiglia i cavalli ci sono sempre stati, dal mio bisnonno a scendere, e stiamo portando avanti la tradizione, quindi l'essere butteri, portare avanti la doma e la monta maremmana, ed è una cosa che fa parte di noi, non si può prescindere da questo, insomma, il nostro territorio. La parte più emozionante di questi momenti, anche in cui ci si ritrova con le famiglie, con i figli, in cui si rivive questa tradizione storica? È sempre, oggi qui stiamo facendo il riarto, che era una delle feste più importanti per noi ai suoi tempi, ed era un modo per incontrarci e farci le classiche sfide tra amici, che si andavano poi a finire con un bel brindisi e una sbibocciata tutti insieme. Quindi la tradizione che viene portata avanti, oggi c'è più sport, oggi è un po' più, diciamo, messa più a livello sportivo, ma noi la viviamo ancora come allora, insomma, non facciamo gare ma facciamo incontri tra amici. Vivere a contatto con un cavallo, con gli animali, cosa significa? Significa imparare a conoscerli, rispettarli e amarli. Il cavallo è un animale che ti dà tanto. Perché hai scelto di seguire le orme di papà? Perché comunque è una cosa che a me piace fare, stare in mezzo agli animali è la cosa più bella che ho. Vivo in campagna e quindi ho i cavalli sempre appresso. Quante ore al giorno dedichi ai cavalli? Molte, perché comunque il cavallo va addestrato, va messo fuori per mangiare, quindi devo dargli tanto del mio tempo. E io di questa cosa ne sono molto felice. A chi ti stai dedicando adesso in particolare? Al mio cavallo corsaro, che ha 3 anni, quasi 4, è un puledro.